Ciao a tutti amici, sono dal lavoro, come ho detto non ho ancora la connessione internet a casa, quindi meno video. Però niente, volevo dire il processo per comprare la casa, cioè è stato troppo liscio, non c'è stato un problema, non c'è stato niente, tutti gentili, tutti bravi. Cioè, allora vi spiego il processo, no? Riassumendo. Praticamente allora ho contattato l'agente immobiliare, che tra l'altro bravissima. Disponibile sempre domenica, sabato, mi ha fatto vedere di qua. Ogni volta che c'era un problema bastava chiamare senza pagare niente, no? Niente. Infatti adesso in America è molto famoso. Invece in Italia magari gli fai un mazzo di fiori. Invece in America ci fai un thank you card. Allora ce l'ho fatto, c'è scritto tutto, no? Questo qua, anche per le lei me ne ha già inviati due, anche per le stronzate così. Un bigliettino di questi qui si manda sempre. Comunque l'ho messo, no? Poi tra l'altro, non so, si vede che sono bravo. Guarda, sono bravo. Cioè, tutti mi amano. Poi anche lei. Io non penso che a tutti che comprano una casa gli poi gli regala anche qualcosa da mangiare. Cioè, qualcosa da mangiare. Tipo un pacco regalo, ma dato con pane, vino. Cioè, io sono bello e poi. La gente mi ama tutti, tutti, tranne qualcuno che ha scritto dei commenti poco piacevoli. Comunque, niente. Allora, ho contattato l'agente immobiliare. L'agente immobiliare mi ha fatto vedere tutta la lista di case. Io le ho guardate. Un giorno siamo andati, ne abbiamo guardate un po'. Poi ho scelto quella che mi piaceva. Contattato la banca. La banca, gentilissimo, con gli occhiali, molto simpa, no? Era uno molto simile, anche lui super disponibile, telefonare, no problem, no? C'era sempre e mi ha fatto un credito perché il sistema americano si basa sui crediti, no? Io ho sempre pagato tutte le bollette, sempre. Non ho mai avuto delle cose tipo. Sì, l'ho avuto una volta che avevo sbagliato un assegno, però l'avevo rifatto subito, quindi non c'era niente cose brutte nella mia storia dei crediti. Quindi posto. Anzi, lui è stato stupito, ha detto. Di solito uno quando compra la casa per la prima volta c'è sempre qualche. Invece a me, tra! Tutto perfetto, no? Poi lui ha fatto tutti i conti, mi ha fatto vedere la percentuale. Adesso la percentuale per la casa qui è il 6,3% di interessi. E voi direte, la Madonna! In Italia è il 4%! Che so, è diverso, no? Però poi gli interessi li posso scaricare dalle tasse e quindi pago meno tasse. Olè! Poi dopo niente, loro, cioè questo. Con l'agente immobiliare hanno organizzato tutto. Io ho dovuto fare pochissimo, firmare e dare i soldi e basta. Poi niente, cioè non c'è stato un problema. Andiamo lì, tac tac, firma a posto. Poi anche quelli che c'erano dentro l'appartamento, c'erano dentro la casa, anche loro gentilissimi, mi hanno lasciato un sacco di robe così gratis, cioè non milioni. Però, ad esempio, mi hanno lasciato delle cose da mangiare. Che poi ieri sera, quando c'era Trick and Treat Halloween, sono passati e mi hanno visto, mi hanno detto, ah, vi hanno lasciato delle cose. Poi mi hanno lasciato, che so, dei prodotti per pulire o delle asciugamani. Poi anche il prezzo. Di solito, anche l'agente immobiliare ha detto, di solito magari fanno storie, vogliono alzare il prezzo. Invece da noi, cioè, abbiamo fatto l'offerta che era 2,15, abbiamo fatto 2,9 a posto. E poi gli abbiamo detto: sì, però prendiamo anche la lavatrice, asciugatrice, tutto ci hanno lasciato per 209. È stato incredibile. Infatti, ieri sera ho fatto la mia prima lavatrice. Poi, tra l'altro, l'asciugatrice invece a un certo punto fa brrr, un rumore fortissimo. Dice: ma che cacchio è? Non lo so, deve essere asciugatrice, non ho capito come funziona. Perché se avessi comprato una casa nuova, che ne avevo viste alcune, dopo non avevo niente, dovevo comprarmi il frigo, asciugatrice, lavatrice, taglierbe, invece, vabbè, eh sì, il taglierbe, vabbè, l'ho comprato da quelli lì a 100 dollari, no? E anche altre cose, la TV, però l'asciugatrice, lavatrice, frigo, microonde, lavapiatti, tutto incluso, bellissimo, poi. E allora niente, proprio niente un problema. Ah, l'unica, cioè, proprio volendo puntualizzare, l'unica cosa che mi sono un po' incazzato l'altro giorno, che dovevo andare all'appuntamento dell'assicurazione della casa,
E ho fatto la ricerca in Google sulla mappa e mi dà un indirizzo sbagliato. Io 2 ore a girare in quell'indirizzo sbagliato e poi era più giù. Io non capisco. Lo facevo anche dall'iPhone uguale, mi dava quell'indirizzo lì sbagliato. Quindi Google Maps. Sta cosa delle mappe mi è già successo un'altra volta, però quella volta avevo usato Yahoo. Anzi, fidatevi un po' delle mappe, ma non fidatevi troppo, perché io mi ricordo che dovevo andare a Orlando per vedere un concerto di metà di musica troppo heavy metal di Jerry Lee Lewis, no? Conoscete, no? Quel pianista. Allora ho fatto la ricerca di Yahoo, mi portava in un cavolo di sobborgo di Orlando, dice, ma è possibile che fanno un concerto in sta merda? E era tutto sbagliato. Comunque, praticamente niente, alla fine sono arrivato 20 minuti in ritardo all'appuntamento, mi è stato un po' sulle palle, però il resto tutto liscissimo, Quindi a posto. Quindi compratevi anche voi una casa in uso. Poi venite in vacanza e avete la vostra casa, no? Anzi, la comprate, poi l'affittate, non so come funziona, tutto questo coso. Però molto bello, molto molto bello, molto molto bello. Poi, ovviamente oggi il capo non c'è, e allora non c'è nessuno. Questa è la mia seconda casa. Oggi arriveranno tutti a lavorare 11, mezzogiorno. Vabbè, quello con i baffi a mezzogiorno e mezza, come minimo, eh. Casualmente puoi dire, ah, mi si è rotta la macchina. Si fa vedere che... Non lo so. Poi altre cose, niente. Casa è ancora un gran casino. Adesso, dopo questo video, carico un altro video su ieri sera che c'era Halloween. Sì, perché gli americani, guarda, quando c'è Halloween o quando c'è Natale, Halloween e Natale più che altro, c'è la casa, proprio luci, cose, tutto è fuori, non lo so. Festone fanno. Allora, infatti ho fatto delle foto, adesso dopo le carico sul mio Flickr pool, così le potete vedere. Poi niente, non sono riuscito a hackerare il mio lettore DVD, non riesco a vedere i film italiani. No! L'ho cercato, è un Sony SLV-D360P. Cioè, ce ne sono tutti, non c'è quello. Adesso devo ancora cercare. Ho fatto delle ricerche sull'iPhone, però è piccolo, non sono riuscito a trovarlo. Poi altre cose sul processo, proprio mi sono stupito, troppo facile. Vabbè, gli ho dato anche il 20%, potevo dargli anche il 10%, giù, invece 45.000 dollari gli davo 20.000 dollari. Però mi hanno detto, ma non sconsigliate, è meglio dare 20 subito, che dopo è meglio. Così. Ah, devo finire delle cose, devo fare delle cose, bla bla bla. Allora, oggi devo andare a comprare delle cose, il bidone della spazzatura, la scala, perché sopra c'è anche una specie di attico ripostiglio che non ho ancora guardato. A me ci vuole una scala per salire. Poi devo staccare il lampadario che c'è nella mia stazione di controllo postazione, no? Perché altrimenti il proiettore non funziona. Allora devo fare delle compere oggi. Guardate il mio conto in banca, si è rimpicciolito così. C'è pochissimi soldi adesso. Bla bla bla. Non posso più comprarmi i ciuschi. Non lo so. Non lo so. Poi altre cose. Ieri ho fatto un giro alla casa vecchia, ho portato quasi tutti i giochi, l'impianto wifi, il computer, 250 metri di cavi vari, che adesso non mi ricordavo più qual era l'adattatore dell'hard disk, l'adattatore di quello, l'adattatore di un gran casino, no? Allora, ma sta venendo proprio un gioiello. Allora, per il momento è tutto, adesso vado a caricare l'altro video e le foto. Ciao!